Salve ragazzi, benvenuti su Opinio di Luzzo. Sono qui con Andrea, il mio carissimo amico e anche ospite in questa serata, per parlare di un tema di attualità. Sono le ore 22 e siamo di domenica, giorno 28 mi pare. 28. Vada per 28. Vada a vedere per 28 ottobre. E il locale e il luogo ve lo dirò alla fine, cercandolo su Google Maps. Il dibattito è di riguardante a Berlusconi, quello che è accaduto in questi giorni di Berlusconi. Io sono, diciamo, per difendere le decisioni di Berlusconi prese sabato mattina. Mentre tu, Andrea? Quindi intendi dire il fatto che ritorna in politica? Certo. E io invece ero contento che Berlusconi avesse detto quello che ha detto, che andava via e che ci lasciava tranquilli dopo 18 anni. Ok, perfetto. Io dico, sabato c'è avuto un ripensamento, logicamente, ma è motivato, perché logicamente si è sentito offeso a livello morale. È giusto che una persona che si sente offesa a livello morale prenda il toro per le corna e contrattacchi, perché il giudice ha insinuato sulla vita di Berlusconi che lui, oltre ad essere condannato a 4 anni, nella motivazione che di solito il giudice te la dà dopo 20 giorni, l'ha data subito, definendo Berlusconi un delinquente abituale. Questo offende qualsiasi persona che logicamente è stato sempre un personaggio che comunque sia ha pagato le tasse ed è un motore dell'economia. Secondo la sentenza non l'ha pagate tanto, visto che si parla di anche evasione fiscale, mi pare. Certo, frode fiscale. Frode, vabbè. Ho capito. È arrivato meno di quello che doveva arrivare. Cioè, praticamente gli hanno detto quello che ha detto Sallusti, che è un delinquente abituale, questa me l'ero persa io. Ah, ecco. E lui chiede se l'è presa per un discorso di cui se l'è presa sul personale. Allora, ma c'è anche ragione. Per me ha ragione. Perché logicamente lui si è appellato anche al discorso del reddito. Quindi si è appellato al discorso dei blitz della finanza che stanno stringendo le maglie su tutti i conti. Cosa c'entra questo con il giudice? Questo c'entra perché Monti, adesso che sa che va via, deve guadagnare la sua fetta di opportunità del mondo, sì, dello scenario del mondo della politica. E quindi lui ha ragione, perché questa qui è soltanto un regime di polizia tributaria, quello che si sta instaurando. Sì, ma non capisco il link, ammesso anche che sia vero, non capisco il collegamento tra il giudice che ha condannato Berlusconi e gli ha detto che è un delinquente abituale e Monti e... Ma guarda caso, proprio a ridosso delle elezioni è venuto fuori tutto questo marasma. Perché? E secondo te vogliono attaccare il PDL in Sicilia per questo, secondo te, questa sentenza? Anche, perché in Sicilia si sta votando oggi che non possiamo parlare comunque. Sì. Beh, non è vero, siamo politici. No, non abbiamo detto perché votiamo, sì, abbiamo detto che si sta votando, quindi dici... Ok, però voglio dire... Lui, logicamente, sto Monti, quando è andato al governo, era il primo governo della Repubblica che non era retto da un partito, ma che era super partes, comunque sia. Ma di governi perché ci sono stati altri. Sì, anche. Però gli viene data la fiducia da ambo le parti, dalla sinistra alla destra, perché c'era una crisi economica. Sì. Lui ha cominciato a far sì che comunque gli italiani pagassero più tasse, perché in generale pagassero più forse tasse. Forse se permetti, durante almeno la prima guerra mondiale c'erano i governi di salvezza nazionale, per cui votava la destra e la sinistra al governo, quando ci fu il Caporetto, mi sembra che ci fu il governo di salvezza nazionale, quindi destra e sinistra votavano, perché se no... Comunque se vabbè, dopo quando è stata la Repubblica. Sì, vabbè, nella Repubblica sì, probabilmente sì. Però il discorso è questo, allora, io vedo semplicemente una persona che si incazza perché è stata condannata, non gli sta bene le regole del gioco, perché c'è un arbitro che dice chi vince nella squadra. In questo caso l'arbitro, il giudice, ha detto che Berlusconi ha truffato, adesso non so neanche frode fiscale. Frode fiscale, c'ha fior di avvocati, lui dice che è perseguitato, però c'è un giudice. Se vogliamo accettare lo stato di diritto, quello è il giudice, potrà ricorrere in appello. Lui non accetta questa cosa qui e se ne esce in questa cosa. Ma quello come lo mettiamo? Che allora nel Consiglio del Lazio hanno mangiato tutti, escluso Pannella e la lista dei giamma tricolori lì dentro. Ma Berlusconi, secondo me, i problemi non sono politici. Qui parliamo di frode fiscale come imprenditore, presumo. Ok. Per carità, che ci sia il marcio in politica sono d'accordo. Okay. E Berlusconi non è l'ultimo dei delinquenti. Però il problema è, io noto che lui è stato condannato per un reato che ha commesso, almeno fino a prova contraria, fino all'appello, eccetera, e lui il giorno dopo ricusa l'arbitro. Cioè è questo che è berlusconiano alla massima potenza, però è ridicolo, cioè non è infantile, non è ridicolo, secondo me è infantile. Allora, tu non ci vedi niente che logicamente se ne mossi la motivazione l'ha andata subito, che ci vogliono 20 giorni. Hanno accelerato per la risoluzione della condanna. Quindi tu dici che c'è stato un complotto in un certo senso. A me sai cosa mi stupisce? Certo. Che Berlusconi... Perché logicamente Berlusconi comunque stava sempre assolto nei vari altri casi. Infatti quello che mi stupisce è che sembra quasi che lui gli sia arrivato all'improvviso. E io credo che con gli avvocati che ha lui,
lui doveva almeno immaginare che potesse essere condannato. Questo che mi stupisce. No, perché qui c'è la manovra della classe politica dirigente attuale. Ma lui non poteva subodorare che c'era questo rischio. Cavolo, se io non sapevo neanche che era in me tra sentenza. Perché noi crediamo ancora nella super partes della magistratura, che è un organo istituzionalmente che non rientra nella cerchia di una scelta di una classe politica. Per me qui c'è una manovra proprio. Io ho capito cosa vuoi dire, ma secondo te. Che logicamente al rilascio delle elezioni anche lui vuole essere candidato, vuole la sua fetta di guadagno. Quindi attacca come tutti, attacca il PDL, ma anche noi del PDL non ci rendiamo puri e casti di fronte alla gente o al fisco, questo non vogliamo dire. Ma che tutto il mondo ruota su questo, dal piccolo commerciante, dal politico, quello che è. Sì, però non c'è è che da questo che noi vogliamo creare chissà che cosa, voglio dire. Se c'è una frode fiscale, logicamente, comunque sia, non, prima di tutto ancora non lo sappiamo, ok? Però è stato ingigantita la cosa, come se fossi io già colpevole di un reato, che comunque sia ancora lì per processare, non è finito. C'è stata la condanna, ma che ancora, voglio dire, non è passata in definitiva. No, vabbè, però, ci vogliono tutti gli iter processuali. L'appello e fortunatamente c'è anche la Cassazione, fortunatamente ci sono più organi. Sì, però c'è una cosa che... E l'appello la ribalterà sicuramente Berlusconi. Perfetto, ma c'è una cosa che non capisco però. Se veramente ci fosse un complotto contro Berlusconi o contro il PDL, mi stupisce che si attacca adesso il PDL che è già per aria. Il PDL già adesso sta perdendo. Cioè non è l'elemento forte della politica adesso il PDL. Ho capito. Quindi mi stupisce che attacchi uno che tra virgolette si era fatto da parte. Il PDL sta per esplodere. Quindi attacchi un uomo già morto. Dai un cazzotto a un uomo che è già da terra, il PDL è la destra per quello che è. Quindi mi stupisce questa cosa. Cioè, Berlusconi vuole andare via. Questo ha fatto il contrario, ha fatto ritornare in politica invece. Quindi mi pare un complotto contrario dal mio punto di vista. Ma perché bisogna infierire? Perché logicamente il PDL comunque sia, c'è sempre la sua fetta di persone che comunque sia ha un bacino. Con tutto rispetto, Cichito, la Russa, Gasparri, con tutto rispetto, non mi sembra. Allora, non mi sembrano dei cicli. Allora spiegami perché il PD non vuole, allora, con tutto il comitato Renzi, che va a dire male di tutta la classe politica, perché ti ho citato prima, il Consiglio del Lazio ne ha mangiato tutti, dalla sinistra alla destra ne ha mangiato tutti lì. Ok, mi spieghi perché nel PD c'è un'epurazione di classe, non vogliono D'Alema, non vogliono Bersani, stanno proponendo tutti i nomi nuovi, okay. Perché hanno capito che anche loro devono svecchiare la classe politica, il PDL lo deve fare uguale. Berlusconi però, voglio dire, si vuole candidare come premier del PDL, perché è comunque sia, è il partito, è figlio di una sua idea, logicamente, quindi essendo il padre fondatore del partito, logicamente si sente più ancorato. E più, lasciatemi parlare, ma logicamente il PDL è un partito giovane, per quanto si vuol dire. Il PD non è un partito giovane, si è svecchiato nel nome, ma la classe dirigente è sempre quella. Ci abbiamo la gente che dietro le spalle, comunque se c'è una poltrona, c'è ancora Occhetto, che voglio dire era del PC, c'è D'Alema che comunque sia stava tra il PC e il PDS, che doveva essere nuovo, ma comunque sia stava sempre... La mia domanda è qui... Allora voglio dire, questa gente la vogliono tutti mandare via. Bersani, se vincerà, guarda caso, se vincerà, ha dichiarato oggi D'Alema, che lui si farà da parte, lui si toglierà dalle poste, non vorrà la poltrona, ma se vince Renzi, lui vuole la poltrona, perché logicamente lui gli sta simpatico. Però stiamo un po'... Allora per quale motivo D'Alema non rinuncia alla poltrona? Queste sono lotte interne al PD, è normale, c'è nel PD, c'è nella SEL, c'è dappertutto. Il punto qui però era un altro, è perché Berlusconi è stato condannato. Secondo me è stato condannato perché c'è un illecito che è stato scoperto. Mi dispiace per Berlusconi, io quello che noto è che lui c'ha avuto sta cosa di isteria. Ma che non riesce a essere puro nelle classi politiche? Ma non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di un imprenditore adesso. Ok, ma perché il mondo non è stato ancora l'imprenditoria comunque sia. Faccio un esempio. Vendola ha detto che se viene condannato rinuncia alle primarie. Vendola, che adesso c'è un processo in corso. Ma te lo sei sicuro che poi rinuncia? Così ha detto, se non lo fa. Tutti i politici dicono prima di essere condannati che vogliono rinunciare. Anche Berlusconi prima di essere condannato ha detto che avrebbe rinunciato giovedì. Invece è stato condannato e ha detto no, non rinuncio, col cazzo. Scusatemi per la volgarità della parola. Senti, però io voglio però, dire, difendo ancora di più, che allora io voglio essere presente nella vita, nella cerchia delle persone che stanno al Parlamento, per far sì che queste decisioni da parte della magistratura o di una classe politica che vuole bandire qualcuno che è ladro, non mi sta bene, perché la gente va per meritocrazia, non cercando di puntare il dito sull'altro. Scusa.
Quindi secondo te noi siamo in una come in un regime totalitario. Come, no, cioè, sì, della magistratura però. Della magistratura. Di Monti. No, per lui ha detto un'altra cosa comunque, ha detto noi siamo in una magistraturocrazia, qualcosa del genere. Ok, sì. Ma comunque sì, è che è sempre figlia del PD. Questo vogliamo dire. Ma questo io non dico che la magistratura sia Monti. Io non dico che la magistratura sia immacolata, che farà sicuramente gli errori, ci saranno delle correnti, tutto quello che vuoi. Però ci sono tante persone, ci sono delle regole abbastanza rigide. Però io noto, Berlusconi, secondo me, è stato condannato per un illecito che ha fatto. Tra l'altro io non capisco perché, secondo me ha avuto una reazione emotiva forte che è più umana che politica, perché non so se gli conviene ripresentarsi a questo punto. Mi dispiace, voglio spendere la parola di solidarietà. Per poi perché? Per dimostrare alla gente che lui non ha paura del confronto, non ha paura di affacciarsi alla gente che lui comunque sia una persona che comunque si è sempre pagato le tasse, è stato un motore dell'economia, perché per quanto se ne dica, lui è tra le prime aziende che fa il fatturato più importante d'Italia, come Agnelli, e Agnelli c'ha la sedia, c'ha è un senatore a vita, no? Sì, okay. È una vecchia famiglia mia. Ok, insomma, e quindi voglio dire, nessuno va a intaccarlo politicamente, e pensi che la Fiat nei tanti anni non ha avuto agevolazioni da scelte politiche? Ma anche qualche cosa non è tutto corretta sarà passata. E nessuno gli ha mai detto niente, nessuno l'ha intaccato. Andreotti, quante accuse di mafia gli hanno dato, voglio dire, che sta lì e nessuno lo va a intaccare. Perché Berlusconi, Masmiglia, tutti hanno puntato a dire se lui è un ladro, lui è colpevole, lui è reo, addirittura il giudice ha voluto inferire ancora di più, decidendo non sei solo colpevole, ma sei anche un delinquente abituale. Posso rispondere? Secondo me questa cosa qui che non avevo letto, la giustificazione così, è data dal fatto che secondo me probabilmente c'è un pochettino di astio da parte della magistratura, perché Berlusconi è sempre stato critico nei confronti della magistratura. Detto questo, però, questo può giustificare questa cosa qui che ha detto che è un delinquente abituale, se c'era questa cosa. Sì, però ma il discorso è, secondo me, se non ci sono condannato mai nient'altro. Ha avuto altri processi, ma non è stato condannato. Questo sì, però. Ed è un illecito, ha evaso la delinquenza abituale, vuol dire che tu hai fatto quelle reali. Infatti questa non l'ho letta io, se mi dici così. Però io ti voglio dire, secondo me Berlusconi ha già dimostrato che combatteva. Secondo me adesso non gli serve questa cosa qui. Tant'è che quelli del PDL sono spaventati, perché c'era il poverissimo Alfano che era contento giovedì, perché era contento finalmente che gli non era più un bambino col tutore sopra la testa, veramente era il segretario. Adesso siamo di nuovo da capo. Sto povero Alfano io lo vedo molto sballottato. Perché c'è la gente che gli va da tutte le parti, Berlusconi gli fa il tutore, che è segretario ma non è segretario. Quando vanno a parlare dal Presidente della Repubblica, non so se hai notato, ci va Bersani, ci va Vendola, ci va non so chi altri segretari, quando va dal PDL ci va sempre Alfano con Berlusconi. Non ti pare un po' triste questa cosa qui? Cioè se il segretario è Alfano, ce deve andare solo Alfano. Cioè Berlusconi cos'è che vuole? Vuol fare il segretario del PDL? Lo facesse! Non lui è il Presidente. E vabbè, però si comporta come il segretario alla fine. È vero o no? Cioè è 20 anni, guarda questa bandiera qua europea, vogliamo stare in Europa, è 20 anni che ci abbiamo D'Alema, Berlusconi, non so chi altro. Lo vuoi svecchiamo, ma anche Berlusconi. Cosa cambia? Cosa cambia? È del 36. Cosa cambia? Sai cosa? Che uno che c'ha del 36, quindi c'ha 72, 76, quanto c'ha? 36 76. 76 anni. Cosa può capire di internet, delle nuove tecnologie, dei nuovi flussi economici, del nuovo metodo di gestire? Almeno Renzi, che non piace a me, ma è giovane, è un po' più inserito nella realtà di adesso. D'Alema. A me fanno paura i giovani. Perché? Benito Mussolini ha scelto la politica da giovane. Beh, è dato il governo. E ha scelto la massa dal basso, facendo la politica dal basso, tipo Renzi, è diventato un dittatore. Parlando con queste parole, svecchiamo la classe, buttiamo via quelli che c'erano, e poi butta fuori la dittatura. La situazione economica in cui siamo. Ah, non lo so, io ti faccio solo un'analogia a livello storico. C'è stata gente che si è mossa nella politica da giovane, dicendo che quelli che stavano lì mangiavano. Sei d'accordo che i giovani almeno hanno una maggiore percezione di quella che è la realtà di oggi? Che uno che ha 76 anni non può capire quali sono le realtà economiche, tecnologiche. Io penso che l'anziano è più riflessivo, il giovane è più affamato. Sì, ma se non sa cosa e l'affamato può far danni, tipo mangiare anche le carogne. Invece l'anziano può essere che lui lo fa per abbracciare un ideale, la politica. Quindi sembra una gerontocrazia, che in Italia va benissimo, perché sono tutti vecchi.